Lettura del commento al Vangelo di Paolo Curtaz di venerdì 27 gennaio 2023. Lasciate stare l'ansia e gli attacchi di panico e la preoccupazione di come fare a mettere sul lampadario la lucerna. Non scoraggiatevi vedendo l'ardore di Paolo e la testimonianza di Timoteo e Tito. Non fatevi prendere subito dall'ansia della prestazione per dimostrare a Dio e agli uomini che ci tenete al Vangelo. So che ci avete pensato e questo rivela il vostro amore al Signore. Bravi! Gesù però, subito dopo aver chiesto di splendere, ci dice che la parola è bruciare e ad agire come il seme che, nel buio della terra, produce spiga e frutto. Non dipende dalle nostre capacità o dalla nostra tecnica questo miracolo, ma dalla sostanza e dalla forza della parola. Per splendere dobbiamo solo avvicinarci al fuoco dell'amore di Dio, rimanere accesi, bruciare. La candela non si interroga, preoccupata, se sta facendo luce, si lascia consumare. La prima forma di evangelizzazione che possiamo fare è quella di farci accendere dalla parola e di rimanere accesi. Così come il saggio contadino, una volta seminato il campo nei tempi e nei modi giusti, dorme beatamente sapendo che è la forza del seme a produrre la spiga e il grano, non la sua ansia. Diventiamo noi stessi, lasciamo che la parola contagi le nostre scelte. Non siamo un'azienda. Non entriamo nella logica del profitto, fosse anche quella spirituale. Non dobbiamo salvare il mondo e perché il mondo è già salvo. Quello che possiamo fare oggi è vivere da salvati. E poco importa se siamo una realtà piccola come un granello di senape, se siamo poco capaci o poco numerosi. Il seme ha la forza di crescere e portare frutto. Animo, cerchiatori di Dio. Viviamo come se tutto dipendesse da noi, sapendo che nulla dipende da noi. Quello che davvero possiamo fare è accogliere in noi la parola affinché diventi un albero alla cui ombra si possa rifugiare gli uccelli del cielo. E gli uomini in cerca di Dio, che all'ombra della Chiesa che accoglie la parola, trovino risposte, verità, benevola accoglienza. Buona giornata e buona riflessione.